Beh, ieri pure abbiamo avuto incontri importanti a Roma, abbiamo fatto incontri importanti soprattutto con il Demanio, strategico sia per il tema del disavanzo del Comune di Napoli, ma anche e soprattutto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Sono molto soddisfatto, stiamo facendo un lavoro davvero importantissimo e anche qui, come Bagnoli e come altri temi, si può nel mese di luglio raggiungere dei risultati che sono davvero strutturali, fondamentali, alcuni addirittura storici per la città di Napoli. Poi ho fatto anche altri incontri importanti perché, ripeto, la cooperazione istituzionale è fondamentale e Napoli in questo momento ha una sua forza e una sua credibilità. Anche stamattina col comitato di sorveglianza sul PON Metro, nell'incontro istituzionale che abbiamo avuto all'Università Federico II a San Giovanni, si registra come Napoli rappresenta anche un modello di come si stanno presentando progetti credibili, si stanno programmando sempre di più spese di fondi europei e si stanno anche realizzando le opere, quindi stiamo facendo veramente un lavoro molto molto importante in questi giorni con diverse articolazioni del governo nazionale. Ne parliamo nei prossimi giorni di Bagnoli, noi quello che dovevamo dire abbiamo già detto, non è né un caso chiuso né un caso riaperto, è un caso in movimento. Stiamo per andare, come dire, nella direzione che auspichiamo. Se si va nella direzione che la città auspica, si può chiudere, come ho detto spesso anche in questi giorni, in tempi brevi.